a voi. Il terzo segreto di Satira. Buonasera, benvenuti. Buonasera. Abbiamo visto quello splendido regalo che ci hanno fatto. Collettivo di videomakers, noti a tutti i chi va su YouTube, sono Pietro Belfiore, Andrea Fadenti, Davide Bonacina, Andrea Mazzarella e Davide Rossi. Hanno lavorato per programmi televisivi come Report, Piazza Pulita, L'aria che tira, Ballarò all'epoca nostra. Da giovedì saranno al cinema con il loro film Si muore tutti democristiani. Quasi una condanna. Pietro Belfiore, di cosa parla il vostro film? Ma allora, diciamo che parla è una storia di tre amici e colleghi che più o meno fanno quello che facciamo noi, quindi sono tre videomaker un po' sfigati. Loro. Beh, loro, non voi, noi. No, voi siete già al cinema. Che si barcamenano in lavori più o meno etici, un po' di sinistra, e a un certo punto gli arriva un'offerta da una Hollus che pare essere il lavoro di una vita, perché riesce a mischiare da una parte un lavoro etico, dall'altro anche un certo guadagno. Solo che ovviamente questa offerta si rivela essere un'offerta che in realtà ha delle tinte un po' fosche, diciamo, dal punto di vista etico, e quindi i tre devono decidere cosa fare, quindi se accettare o meno questo compromesso. Se arrivare o no ai compromessi. Andrea Fadenti, tre personaggi hanno un modo diverso di affrontare questo compromesso. Perché il titolo? Il titolo è un termine che noi utilizziamo per descrivere l'imborghesimento, quindi non ha a che fare con Democristiano quanto partito politico, quindi non c'entra con l'ADC. Vendersi più un termine all'interesse, diciamo. Diciamo, sì, è più l'ADC in quanto situazione di stallo in cui si passa da contestare a diventare oggetto della contestazione. Quindi con il termine Democristiani noi vogliamo raccontare quella fase della vita che stiamo avvertendo anche noi, che stiamo invecchiando un pochino, come l'hanno avvertito i nostri protagonisti, in cui piano piano cerchi privilegi tuo tornaconto personale piuttosto che magari quei valori che sbandieravi fino a qualche anno prima. O della tua famiglia, mettiamola anche più ampio. Davide Bonacina, la Democrazia Cristiana non c'è più. Cosa significa oggi essere democristiani? Ma io direi molto semplicemente scegliere la strada più comoda piuttosto che la strada giusta, che è un po' quello che... Questa è come lei interpreta, diciamo. Come io interpreto. Pesa anche il momento economico in cui... È quella la difficoltà in cui si trovano principalmente i nostri protagonisti, perché ognuno ha i suoi problemi. C'è chi ancora vive in condivisione nonostante la soglia dei 40 anni, 38, 40 anni, chi ha un figlio in arrivo, chi è soggiogato dal suocero mobiliere di tutt'altra pasta politica che giustamente gli fa notare tutto quello che gli manca nella sua vita d'artistoide, come lui lo definisce. E quindi il compromesso è veramente alle porte e non è facile per loro scegliere fare i conti con la realtà. Realtà. Davide Rossi, il grande quesito è sostanzialmente: meglio fare cose pulite con soldi sporchi o cose sporche con soldi puliti? E i vostri protagonisti non trovano una risposta facile, vero? No, è un po'. Partiva tutto da uno spunto autobiografico, nel senso che come protagonisti anche a noi è successa una situazione simile, un'offerta che sembrava molto in linea con i nostri principi, invece era un po' compromettente, e poi ci siamo ritrovati, abbiamo iniziato a discutere tra di noi, poi l'offerta non si è mai concretizzata a noi, e noi l'unica cosa che abbiamo fatto è pensare come poteva andare se noi ci fossimo trovati poi a dover realmente discutere questa offerta. Quindi abbiamo fatto, come dire, porre tutte queste domande ai protagonisti del nostro film, perché noi... Perché ve le facevate voi. Andrea Mazzarella, il film è una critica alla generazione di sinistra che aveva degli ideali e li ha svenduti, oppure una critica al fatto che avevano degli ideali irrealizzabili e che è meglio confrontarsi con la realtà? Ma noi abbiamo voluto parlare del compromesso, di quel momento diciamo, della vita in cui passi dall'essere appunto contestatore all'essere contestato. Tutti dovranno prima o poi, secondo noi, approcciarsi al compromesso. E noi abbiamo parlato di quell'equilibrio, diciamo, che c'è tra il cedere al compromesso o, diciamo, mantenere la propria coerenza personale. Quelli che avete visto oggi, Renzi, Di Maio, chi è che l'ha imparato? Di Maio è cambiato parecchio rispetto a prima, poi è continuo, probabilmente ricambierà se si andrà a votare, probabilmente diciamo. Tornerà a essere contestatore, però abbiamo già in campagna. Si sente già l'aria della campagna elettorale, quindi il nuovo cambiamento alle porte. No, lo senti? A sentire. Credo sì, dobbiamo per forza siamo un collettivo, quindi... Questo è essere democristiani. Esattamente. D'accordo su tutto. Grazie al segreto di Satira. Grazie, in bocca al lupo per il vostro bellissimo film. Morire tutti democristiani. Allora,